Minucci, Rondini o a chi altri vuole intervenire? Utilizziamo questo. Buongiorno a tutti e grazie a Giuseppe Cuccione, alla Fondazione, a tutti voi per l'invito. Devo dire che la relazione introduttiva è accompagnata dalle slide e dall'analisi della dottoressa Silvia Abruzzone, hanno dato un quadro, diciamo, ampiamente esaustivo della materia che io sto imparando ad assimilare via via, progressivamente, perché in questi mesi, in questo anno, da quando sono diventato parlamentare, ho avuto modo di scoprire un mondo, francamente, di scoprire un mondo in termini di questioni concrete, appunto di dati, di cifre, dietro cui si nascondono vicende umane e personali, drammi, e comunque dietro cui si cela una grande questione nazionale e una grande questione internazionale. E anche un mondo, devo dire, di realtà associative. Io, pur avendo fatto il sindaco e l'amministratore provinciale per tanti anni, mi sono imbattuto, ovviamente, come tutti gli amministratori locali, nella tematica della sicurezza stradale, ma non avevo, come dire, idea della dimensione, del livello organizzativo di tanti soggetti, a partire dalla Fondazione Cuccione, ma dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, e di una rete che oggi è, credo, solo parzialmente rappresentata, ma che è ancora più articolata. Per dire che c'è una rappresentanza forte di società civile cosiddetta organizzata o auto-organizzata, che può essere di supporto, anzi deve essere di supporto. Intanto, io lo dico da parlamentare con grande, non per falsa modestia, diciamo, ma con grande umiltà, perché ciascuno di noi ha bisogno, non credendo, diciamo, all'immagine dei tuttologi, ciascuno di noi ha bisogno di studiare le materie, di approfondire, di essere messo in condizione di poter avanzare delle proposte, di poter discernere, a seconda del proprio giudizio, quelle che degne, diciamo, di essere supportate e quelle meno. Devo dire che sulla base dello studio degli ultimi mesi ho avuto modo di verificare che in effetti esistono, diciamo, due piani. Un terreno che è quello legato all'aspetto finanziamenti. Noi, col collega Gandolfi, col collega Rondini, insomma, c'è un tema legato alle risorse e c'è un tema legato invece alla parte normativa, alla possibilità, diciamo, di intervenire anche laddove il ragionamento sulle risorse non vale o vale assai meno. E quindi due terreni in cui ci può essere sicuramente, almeno per questo quest'ultimo a cui facevo riferimento, una celerità nelle risposte, una rapidità nelle risposte che ai parlamentari e al governo è bene che venga chiesta e che venga pure pretesa, dico io. Penso ad esempio al fatto, alla necessità di non andare in procedura di infrazione per la scadenza della direttiva che va, diciamo, tradotta e recepita nell'ordinamento nazionale entro novembre. Io credo che su questo possiamo da subito fare un'azione di pressione nei confronti del governo e lavorare come commissione parlamentari, come deputati e come senatori, perché questo sia un primo passo importante. Penso ad esempio che l'idea di definire una grande conferenza nazionale che faccia assurgere non soltanto, diciamo, il tema in sé, che lo è per sua natura, grande tema nazionale, ma che dia anche una risonanza mediatica alla questione, che la riporti alla ribalta, alle luci della ribalta, così come si è fatto anche per altre materie, pure in modo controverso.
E però io credo che sia ora di rimetterla in campo, una grande conferenza nazionale promossa dal Ministero, promossa dal Governo. Io, consentitemi una parentesi rapida, devo dire, non conoscevo personalmente Graziano Del Rio, l'ho conosciuto recentemente in un convegno a cui, diciamo, c'è stato anche una partecipazione larga di tante associazioni, anche l'intervento diretto di alcune vostre associazioni, l'ingegner Gricchi, che ha partecipato, è intervenuto, eccetera, eccetera. Abbiamo, in quell'occasione, ho trovato un interlocutore molto attento e molto concreto, molto pragmatico, forse perché ha fatto il sindaco tanti anni. E devo dire che mi hanno detto tante realtà associative che come sindaco di Reggio Emilia è stato pure apprezzato rispetto ai cambiamenti fatti, diciamo, pratici in termini di sicurezza stradale. Attraverso, è stata una delle città che ha avuto le migliori performance di abbattimento dell'incidentalità, della mortalità e via discorrendo. E forse per una questione, come dire, di formazione culturale, non so, forse perché è padre di 9 figli, eppure questo, diciamo, aiuta quando bisogna fare attenzioni a queste materie, forse per tutto questo insieme di cose ho trovato grande attenzione, grande disponibilità. Ecco, io credo che se lanciamo la grande attenzione, che si traduce pure in atti, il fatto di aver annunciato in quella sede che l'ANAS già quest'anno smetterà di pensare a tante potenziali nuove opere più o meno faraoniche e ricomincerà ad investire 500 milioni d'euro sulla rete ANAS nazionale in manutenzione, quindi copriamo intanto le buche, evitiamo che i nostri motociclisti o ciclisti o automobilisti debbano pagare fino all'estremo sacrificio la presenza di una rete, diciamo, non degna di un paese civile avanzato. Già questo mi sembra un primo segnale, ma sono convinto che se lanciamo da oggi, qui, in modo unitario, magari tra tutte le forze politiche, trasversale, l'idea di una grande conferenza nazionale sul tema, in cui mettere in rete tutti i soggetti, aprire un dibattito e poi chiuderlo con alcune scelte forti, io penso che da parte di Graziano Del Rio, da parte del Presidente Renzi, ma da parte delle forze parlamentari ci sia la massima disponibilità a fare un lavoro, diciamo, congiunto e un lavoro unitario. Io non credo che troveremo un elementi, diciamo, di carattere ostativo. In modo particolare, quindi, io sono partito nella proposta di risoluzione che è stata approvata in commissione, forse alcuni di voi l'avranno letto, sulla sicurezza stradale e sulla manutenzione intanto stradale. Poi dicevo, mi si è aperto un mondo a 360 gradi che riguarda tanti altri aspetti che venivano orora ricordati. Però quando ho letto una cifra, un dato che non era stato elaborato dall'Istat, ma che è stato elaborato diciamo comunque dalle associazioni a cui fanno riferimento i manutentori di strade, e cioè che in otto anni, dal 2007 al 2013, in corrispondenza con gli anni più acuti della crisi, che speriamo, come dire, di lasciarci alle spalle, e il crollo dei consumi d'asfalto era stato tale per cui da un utilizzo di 44 milioni di tonnellate di asfalti nel 2007, si era passati nel 2013 a poco più di 20 milioni di tonnellate. Questo sta mettendo a 40 milioni una soglia minima decorosa perché si possa mantenere in modo decente la nostra rete viaria a tutti i livelli. Questo sta a significare che stiamo il 50% sotto di quello che è il minimo sindacale. Di questo passo noi buttiamo via un patrimonio costruito con sacrificio da tante generazioni, di una rete viaria, diciamo da tante generazioni, pure da tanti popoli, perché in alcune realtà camminiamo ancora sulle strade dei nostri antichi predecessori. Ieri proprio parlavo col sindaco di Monterotondo, che un tratto di Salaria ancora è quello originario fatto dagli antichi romani, diciamo, per cui parlavamo della necessità del raddoppio di un tratto di Salaria, perché lì diventa impraticabile e pericolosissimo. 4 morti solo negli ultimi 10 giorni in quel pezzo, in quel tratto di Salaria qui a nord di Roma.
E dicevo, c'è bisogno appunto di, diciamo, sono partito da questa realtà e portandola in discussione in commissione abbiamo votato la risoluzione, è un impegno assunto, abbiamo chiesto al governo di fare la propria parte, però poi come dire, ci siamo resi conto che le strade di interesse nazionale riguardano forse un 5% del totale, sì, quelle più visibili, quelle che forse fanno più notizia, quelle che impattano di più, però la stragrande maggioranza della rete viaria è data da diciamo, è sotto il governo degli enti locali. E allora su questo io mi sono posto il problema e credo anche tanti colleghi, senza tanti peli sulla lingua, abbiamo detto pure al Presidente del Consiglio. C'è un tema legato alla viabilità provinciale, non c'è dubbio, oggi la viabilità provinciale sconta il fatto che stiamo in una fase di transizione, azzeramento delle province, trasformazione delle grandi aree urbane in città metropolitane, però c'è un problema di risorse, noi possiamo fare mille trasformazioni, però alla fine dobbiamo decidere chi ci mette i soldi per mantenere quelle però realtà. L'IPT e il bollo vanno tanti soldi. No, no, l'IPT, ma l'IPT e il bollo vanno tanti soldi. Io mi domando oggi se questi IPT e questo bollo restino in capo a questi soggetti. Ecco, io mi sono domandato questo, diciamo, ecco, da un punto di vista, ho chiesto al governo di fare su questo, di fare grande chiarezza. Se scendiamo ancora di uno scalino, diciamo, idealmente, non per importanza, perché i comuni hanno un'importanza fondamentale nella vita di ciascuno di noi, guardo alle reti viarie locali, comunali, e in alcuni casi mi vengono i brividi, oggettivamente, perché in quei 26 miliardi d'euro di danni ci sono quelli dati dal sistema sanitario nazionale e poi ci stanno pure quelli che sono, come dire, danni non da poco in tempi di crisi che riguardano, io sono stato oggetto ieri mattina, ho spaccato un cerchione e vi porto un esempio pratico, ma credo sia capitato negli ultimi mesi a ciascuno di voi, e quindi c'è un tema anche di costi oggettivi che gravano sulle famiglie in tempi di difficoltà, e anche questo certo è meno drammatico di un evento funesto familiare, ma rappresenta un elemento negativo che significa sottrarre a una famiglia risorse per questioni, diciamo, più utili sicuramente. E allora su questo, anche su questo, per esempio, tutta la tematica, e qui voglio riprendere quello che diceva Giuseppe Cuccione, la tematica delle contravvenzioni e delle multe. Guardate, qui c'è sta un doppio tema su questo. Citava i dati correttamente e come un computer. 7 milioni di controlli in Francia, i 10 milioni in Gran Bretagna, 1,5 milioni da noi. Qui anche statisticamente comunque la sproporzione è, al di là del numero secco, la sproporzione è enorme, la sproporzione enorme sta a significare che intanto c'è una probabilità, diciamo, scarsissima di essere fermati, e quindi questo è un primo tema, per cui come accade al ladro, diciamo, che se non c'è la certezza, se non hai, non è tanto l'entità della pena, ma è quanto la probabilità che ti becchino, perché se tu pensi di poterla fare franca una volta, diciamo 10 volte su 10, è chiaro che sei, come dire, incentivato a delinquere in qualche modo, primo, e quindi c'è un tema di quantità di controlli, ma le quantità di controlli poi si, diciamo, ripercuote sulla quantità di risorse. E la quantità di risorse, perché il nostro sistema forse lo dobbiamo specificare ancora meglio, per questo anche nella riforma del codice della strada e anche io credo in quella convenzione nazionale dobbiamo chiamare i comuni e i sindaci a fare un patto vero. Io li capisco, guardate, ho fatto l'amministratore locale, ve l'ho detto prima, io capisco che uno nel monte risorse che va via diminuendo ormai da 20 anni per gli enti locali, sempre meno, debba fare fronte con quello che c'è, a garantire l'apertura dell'asilo nido, a fare in modo che la mensa scolastica, come dire, resti aperta e che non gravi troppo sulle tasche delle famiglie, a garantire un trasporto scolastico decente, e potrei fare tanti altri esempi. Ma è vero pure che se c'è una norma e dobbiamo, come dire, fare un patto d'onore, oltre che un patto normativo, diciamo,
che deve vincolare una quota parte consistente alla sicurezza stradale delle multe e delle contravvenzioni, questo deve valere per tutti, anche per le amministrazioni locali, e deve valere anche in forma di incentivo, e concludo, anche in forma forte di incentivo, inventiamoci una forma di incentivo per quegli operatori delle forze dell'ordine che stanno sulla strada e che vanno magari incentivati non a fare i repressori, come dire, senza logica, perché non lo farebbero, ma ad aumentare quella soglia di controlli, perché questo libera pure più risorse, e se una parte di quelle risorse vengono ridestinate, io dico veramente, realmente, a quella finalità, allora ha un senso e allora possiamo fare degli interventi. Ultimo flash, rapidissimo, il lavoro di scavo archeologico parlamentare fatto da Giuseppe Cuccione e dai suoi collaboratori sulla normativa introdotta da Rossana Rossanda nel 1982, io, e questo è l'appello che faccio anche ai colleghi, di riverificarla insieme questa cosa, perché il fatto che 2 miliardi di euro l'anno vengano redistribuiti alle regioni sempre per il sistema sanitario, è però, se c'è un elemento di finalizzazione, è bene che ci sia un rispetto. Poi magari ricontrattiamolo, perché l'82 non è il 2015, l'82 erano gli anni dell'esplosione della spesa pubblica, no? Abbiamo vissuto in quegli anni, sì, oggi ne paghiamo le conseguenze dell'esplosione della spesa pubblica tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, ma ricontrattiamo i parametri. Ma se c'era una norma che aveva una sua logica, quella norma non può essere disattesa totalmente. Si può ricontrattare, rivedere, ma una quota parte di quelle risorse vanno destinate al ristoro per i familiari delle vittime, e credo che sia un elemento importante. Sull'omicidio stradale sono come dire, pienamente in linea, credo che ci sia stata pure un po' d'accavallamento tra ergastolo, la patente e omicidio stradale, possiamo fare, come dire, un buon lavoro. Io sono a disposizione con gli altri colleghi. Cominciamo da un dato, proposta flash, facciamo la giornata del ricordo della memoria delle vittime. Qui ci stanno altri colleghi, presentiamo subito una mozione, se siete d'accordo, decidiamo insieme il giorno. Terza domenica di novembre. Terza domenica. Grazie dell'ascolto.